Ciao, io sono Eleonora e questa è la mia migliore amica Valentina. Ci conosciamo dall'asilo e ci vogliamo un mondo di bene. Insieme condividiamo un sacco di passioni come quella per cantare, ballare, disegnare e anche leggere manga e cercare il personaggio più figo. Quest'anno andremo in una nuova scuola e siamo emozionatissime. Ci sarà un dormitorio, tante nuove persone da conoscere e poi non abbiamo neanche mai avuto un fidanzato e speriamo che quest'anno sia l'anno giusto. Chissà che cosa ci succederà, noi non vediamo l'ora di scoprirlo. Vale, oggi è il primo giorno di scuola! Oddio, che emozione, sono troppo ansiosa! Non vedo l'ora di iniziare, ci saranno tanti ragazzi carini! È vero, ne ho sentito parlare, chissà Josh, che bello! Io so che c'è uno che si chiama Alessandro che è strabello, vorrei troppo uscire con lui. Dobbiamo subito andare a scuola. Ma abbiamo fatto lo zaino! Oh no, è vero! Adesso prendiamo i quaderni. Scienze, questo va bene. Questo? Oh, vale, ma non posso andare con questo qui dei cagnolini. E io non posso andare con questo con i gattini. Vabbè, copriamoli, ok? Facciamo finta di nulla, mi anche. Ma ce n'è un altro con i gattini! Siamo pieni di cose con i gattini, come facciamo? È gattastico. Vabbè, ti rubo lo zaino. No, ma io come farò ad andare a scuola? Andiamo. No, aspetta! Oddio, ragazzi, guardate che sfigate. Devo proprio fare una foto. Adesso la carico sui social della scuola e la vedranno tutti quanti. Ciao ciao, sfigate! Oh. E io cosa mi aspettavo per il primo giorno di scuola, Vale? Infatti, che schifo! Era ovvio, io volevo che gli altri mi trovassero carina e... È perché secondo te io... No, cosa possiamo fare secondo te? Dobbiamo trovare una soluzione. Esatto. Non possiamo stare così. Dobbiamo diventare bellissime, conquistare il mondo. Bellissime, delle principesse! Cancellare quella foto dei social. Esatto. L'avrà già vista tutta quanta la scuola. Un miliardo di persone! Forse sono troppo umiliato, non lo so. Un milione? Ma sì, un milione, un milione c'è. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare bellissime e battere quella brutta maledetta. Sì. Guarda, qui siamo pieni di cose che ci aiuteranno. Un profumo, così. I miei capelli! Ah, sto pensando negli occhi! L'acqua di rose. Oppure... Oh, qui. Sto diventando cieca nel frattempo. Ho questi anelli. Carini! Diventeremo bellissime, forza! Siamo diventate belle? No. Di chi è quella voce? Vabbè, comunque, non dobbiamo arrenderci, guarda. Ho rubato i trucchi a mia mamma. Grande. Quindi adesso ci rimettiamo e diventiamo due fiche pazzesche. Io mi immagino la faccia di quella scema. Ah, rimarrà a bocca aperta. Così. E io intanto, wow. Non vedo l'ora. Tanto promette me. Sono bella. Bellissima. Sei bellissima! E vai! Ora sì che potremo rimarchiare! Sì! Al mio tre ci guardiamo allo specchio, tieni gli occhi chiusi. Uno, due, tre! Che schifo! Ah, ma chi è quella? Sono io! Oh, di male in peggio! Poi guarda, l'altro giorno... Da brutto l'altro con la vate del... A me sono cresciuti un sacco di brufoli proprio l'altro giorno! Non dovevamo mangiare sotto quel cioccolato? Guarda, era buono! Oh mio Dio! Tutto. Perché hai ancora i fazzoletti di Babbo Natale? Siamo in primavera! Quante domande! Allora, puliamoci! Vieni! Sono già nuda, Fabrizio! Ho un'idea! Ho sentito parlare... Ok! Ho sentito parlare di un libro magico! Davvero? Questo libro ci farà diventare bellissime. Ho sentito dire che c'è una pozione magica che possiamo creare insieme. Forza! All'opera! Sì! Allora, ci serve un pizzico di polvere di fata. Quel profumo lì va più che bene, vai! Spruzza! Ok! Abbondiamo! Poi un fiocco delle nevi.
Com'è un fiocco, va bene, azzurro? Sì, va bene, fiocco, quindi okay. È la stessa cosa. Poi, l'anello fatato. Quegli anelli di prima? Sì, va, butta. Qui. Non hanno specificato quell'anello. E poi, ancora il pettine d'oro. Fuori, va bene, vai, butta. Ok, ora mescoliamo, non abbiamo il mestolo. Mescola col pettine. Andiamo. Wow. Ha funzionato! Siamo stupende! Adesso gliela faremo pagare a quella smorfiosetta. Andiamo! Ma aspetta! Se volete sapere come continuerà questa storia, iscrivetevi al mio canale e anche al suo canale. Lasciate un bel mi piace e niente! Ci vediamo alla prossima puntata.